Si chiamava Loredano De Bail, il poveretto, il signore di 83 anni che questa mattina, in seguito a una tragica fatalità, ha perso la vita nell'incidente che ha visto coinvolto un furgoncino addetto all'asporto rifiuti della società appunto Veritas. Di default, ogni volta che succedono questo tipo di cose, viene chiesto l'esame tossicologico dell'autista. Tra l'altro una persona che conosciamo, un padre di famiglia, molto scrupoloso, attento col suo lavoro e che sicuramente sarà distrutto in questo momento per quanto riguarda la gravità di questa situazione e poi anche parliamoci chiaro, le conseguenze, i processi, tutto quello che segue ovviamente. I mezzi, come abbiamo detto questa mattina, tutti i mezzi Veritas, quando fanno retromarcia, hanno un cicalino che suona e le luci. È proprio da omologazione, anzi, è proprio per un altro incidente che era avvenuto molti mesi fa di un mezzo fermo, avevamo avuto modo di verificare, addirittura i mezzi Veritas hanno una luce in più rispetto a quanto prevede il codice della strada. Ovviamente tutta la dinamica è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti. Molto probabilmente il povero pensionato è uscito da un angolo cieco, tutti i mezzi hanno un angolo cieco dietro praticamente e probabilmente questo gli è costato la vita. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso in cono, coppetta o con lo stecco. Plastic Free stava raccogliendo le plastiche nell'arenile di Sottomarina nel suo primo intervento sul territorio. Progetto Laguna Pulita di Nino Gobetti stava svolgendo la sua ennesima pulizia dalle plastiche nella zona Saccatoro sull'Arzerone. Si chiama Sacca in quanto è una delle aree in cui si vanno a insaccare i rifiuti portati dalla laguna. Purtroppo il luogo è comodo e abbastanza fuori mano per raccogliere anche molti rifiuti e ingombranti di cui l'uomo decide di sbarazzarsi. Il divano che si è cercato di recuperare questa mattina, grazie anche ai volontari del consorzio Veraci Chioggia Venezia, è un esempio, ma nel tempo è stato trovato di tutto, inclusi pezzi di Eternit, rifiuti edili, elettrodomestici e chi più ne ha più ne metta. Nell'intervento di questa mattina sono intervenuti circa una ventina di volontari, quasi tutti da fuori Chioggia. Sono stati raccolti circa una trentina di sacchi, non tantissimi rispetto agli standard a cui ci ha abituato l'associazione di Gobetti, ma un buon numero dato che ci si è concentrati nella raccolta di piccoli pezzi di plastica, quelli che facilmente rischiano di finire nella catena alimentare, quindi nell'organismo degli animali. Nino Gobetti, oltre ad organizzare tali raccolte, cerca di sensibilizzare il più possibile le persone, a cominciare dai bambini, mostrando loro nelle scuole i video che realizza e spiegando loro ciò che si deve fare per inquinare il meno possibile, per raccogliere in modo corretto e per differenziare. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Siamo con Riccardo Mancin, referente Nazionale. nazionale per Plastic Free Onlus. Cosa state facendo qua in zona Clodia, in spiaggia? È il primo evento ufficiale di Plastic Free a Chioggia, siamo una cinquantina di volontari e stiamo cercando di ridare un po' di decoro e di dignità a un ambiente deturpato purtroppo da tanta plastica e tanti rifiuti che il mare con costanza deposita sul litorale. Rifiuti ritenuti comunque rifiuti speciali che hanno bisogno di uno smaltimento diverso rispetto ai rifiuti quelli canonici, quelli normali. Si occupano già gli stabilimenti balneari quando sarà stagione, ma quando non è stagione non c'è nessuno che intervenga, per cui se non ci sono i volontari è lasciato tutto a se stesso.
Esatto, è un'opera importante quella dei volontari, perché al di là del recuperare il rifiuto che altrimenti rimarrebbe lì a inquinare o comunque si disgregherebbe in tante microparticelle, è importante portare le persone a rendersi conto che c'è un problema grave, e quindi è un'opera di sensibilizzazione, un'opera di divulgazione di un messaggio che è quello di avere maggiore rispetto per l'ambiente che ci ospita. Voi oggi siete qua al mare, però tu sei di taglio di Po, per cui a voi interessano anche le aree arginali dei fiumi. Certo, ci occupiamo di qualsiasi area, di aree arginali dei fiumi, ma anche di un semplice parco, quindi aree urbane. Andiamo anche su tutte le spiagge qua della zona. Noi siamo un'associazione nazionale, per cui siamo anche presenti in zone montane, quindi in zone molto distanti dal mare. Siamo un bel numero, perché ormai siamo 260.000 volontari in tutta Italia. Diciamo che la plastica sta invadendo il mondo. Sì, ha già invaso il mondo, la plastica è ubiqua. Ce la ritroviamo anche in posti considerati vergini. E ce la ritroviamo anche nell'organismo. È già dentro di noi, è risaputo, la plastica ce la respiriamo, ce la beviamo, ce la mangiamo. Non sappiamo ancora bene le cause che andrà a creare il nostro organismo. In parte ci sono ricerche che dicono che comunque non è sicuramente un effetto positivo. Però è chiaro che è tutta un'evoluzione e noi siamo qua proprio per dire: meno se ne usa durante il quotidiano, meglio è. Quindi riduciamo intanto l'uso, differenziamola meglio e se possiamo la raccogliamo. Carne al fuoco, specialità carne. Sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina. Raccogliere le deiezioni del proprio cane è un obbligo civile, sanzionabile, ma non riusciamo a capire cosa voglia dimostrare chi le raccoglie per poi abbandonarle confezionate, come si può vedere in questo video breve. Raccoglierle si fa per rispetto del resto della popolazione, ma questo che vediamo è una completa mancanza di rispetto nei confronti di tutti coloro che passano e degli operatori che prima o poi dovranno ripulire. Una volta di più si dimostra che non ci sono confini per i comportamenti idioti e che il rispetto per la comunità, per qualcuno, è una meta difficile da raggiungere. Anche questo potrebbe essere in lizza per diventare un luogo deputato alle videotrappole. Anche qui si tratta di abbandono di rifiuti. I cestini al parcheggio ci sono, vanno svuotati con frequenza. Alcuni di questi sacchetti sono qui da mesi. Le Mille e una Notte di Elisa cambia l'esposizione e nell'occasione svuota tutto. Tutti gli articoli esposti, letti, materassi, guanciali e poltrone relax che trovi esposti in negozio, li trovi a prezzi da favola. Le Mille e una Notte di Elisa, riposi bene e risparmi. Viale Mediterraneo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Ciao ragazzi, siamo in mezzo alla Laguna Veneta. Guardate la situazione microplastiche. Vi faccio vedere rapidamente l'ambiente in cui ci troviamo. Siamo in Barena, nella zona di Sacatorro a Chioggia, un posto meraviglioso pieno di uccelli di ogni tipo, dagli ibis sacri ai fenicotteri rosa. E questo è il bordo, siamo sotto la strada, quella è la strada che porta a Chioggia. Qui siamo sotto l'argine. Guardate la situazione, direi drammatica a livello microplastica. Guardate, tutto quello che vedete di colorato è plastica. C'è di tutto: polietilene, polipropilene, plastica, gomma, PET, c'è qualsiasi tipo di rifiuto. Scarti della lavorazione del pesce, galleggianti. Oggi con i volontari stiamo cercando di fare al meglio ed era proprio per farvi capire la situazione. Che quando si passa in macchina non si vede, uno tira dritto però non si rende conto di quello che c'è. Roberto Boscolo, titolare della Marina di Brondolo a Chioggia, e viene alle nostre raccolte ogni volta.
sono 6 o 7 anni che lo vediamo tutte le volte che facciamo una raccolta, lui è presente. Oggi ci stiamo concentrando più sulle microplastiche, sui pezzi di plastica, quelli più piccoli. Questa è una zona lagunare, siamo nella zona lagunare di Sacatorro e qui c'è di tutto. Qualunque tipo di rifiuto, plastico, gommoso, microplastiche, nanoplastiche, qui trovate veramente tutto quello che vi serve per inquinare il pianeta. Vedete? Queste sono microplastiche, impossibili da raccogliere. Scrocchiano sotto i piedi, ma è impossibile da raccogliere. Si può raccogliere qualche pezzo più grosso, ma il resto rimarrà qua, purtroppo. Anche Stefano oggi si è unito alle nostre raccolte e non si capacita di questo disastro ambientale. CVCV si stanno prodigando per tirare su un divano letto da 2 quintali pieno d'acqua che qualche brava persona ha pensato di gettare nella Laguna Veneta. Adesso ci mettiamo un po' di persone e vediamo di risolvere il problema. Intanto grazie ragazzi per la partecipazione alla raccolta. Grazie a te Nino. Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato. Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia. Oltre una 50 di persone questa mattina si sono messe a disposizione dell'associazione Plastic Free per ripulire dalle plastiche una zona di battigia di rimpetto ai bagni Clodia. Persone provenienti da Chioggia, dove l'associazione da pochi mesi ha cominciato ad essere presente, ma molti coloro che sono intervenuti da fuori Chioggia, dal Rodigino e dal Porto Tollese. Presente anche il coordinatore a livello nazionale, Riccardo Mancin, che si è affiancato al riferimento in zona, Alessandro Penso. I volontari si sono quindi sparsi sulla battigia, facendo più viaggi per depositare i sacchi di plastica al punto di raccolta. I volontari, giovani e famiglie, hanno dato anche in questa occasione un contributo importante, molto più importante a livello di sensibilizzazione. Sappiamo tutti che le braccia di tutte le persone che possono sopraggiungere a dare una mano non saranno mai sufficienti a ripulire dalle plastiche che vengono rilasciate nell'ambiente. Ciò che è importante è sensibilizzare, mostrare i danni che la plastica crea nell'ambiente, nel suolo, nelle acque, render noti i danni che può provocare anche nell'organismo, in modo che tutti noi poi, ognuno nel proprio piccolo, cominci ad agire in modo più responsabile e attento, facendo una giusta differenziata, gettando negli appositi bidoni il rifiuto prodotto, cercando di rivolgere i propri acquisti verso aziende che decidono di dedicare maggiore attenzione agli imballi, cercando a loro volta materiali biodegradabili e meno inquinanti e in quantità minore. Importantissimo l'intervento dei volontari, intervento su cui ci siamo imbattuti casualmente, non avendone ricevuto comunicazione e non potendo darne quindi il risalto che meritava. Ma importante anche quello dei media, che in queste occasioni amplificano ciò che viene fatto, raggiungendo in modo capillare la popolazione, rendendo note le iniziative per cui i volontari si mettono a disposizione, coinvolgendo chi altrimenti non ne verrebbe a conoscenza, dando risalto agli interventi che vengono fatti e diffondendo in modo più ampio il messaggio che si vuole lanciare. Con questo servizio abbiamo dato una mano a trasmettere il vostro messaggio alla stessa stregua dei volontari che si sono sporcati le mani questa mattina, signor Penso. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'isola Saloni a Chioggia.